Bella a tutti ragazzi, qui è Giuadrenale Sand, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 24 con la carriera presidente con il Napoli. Prima di iniziare voglio rubare 2-3 minuti a questo video per dirvi una cosa molto importante. Sto portando questa carriera presidente avanti da tanto tempo, sono 24 episodi con questo e non sono tanti. E diciamo che la voglia che avevo di registrare la carriera nei primi episodi è diversa di quella che ho adesso nel registrare il 24esimo, comunque il 25esimo episodio. Questo perché ultimamente sto iniziando a giocare a PES 2017. Sto facendo il campionato Master e più o meno, ragazzi, questa carriera presidente praticamente è la carriera allenatore, solo che ti concentri principalmente sul mercato, perché l'unica differenza che hai è che puoi esonerare l'allenatore. Poi per il resto è identica alla carriera allenatore, ovvero al campionato Master di PES 2017. Ho provato in questi giorni a fare una carriera su PES 2017 concentrandomi solo sul mercato e quindi non andando a giocare alle partite ma andando solo a vederle, diciamo, come se fossimo appunto i presidenti di una squadra, e mi sono divertito 100 volte di più rispetto a questa carriera qui su PES 2012. Lì si può fare 100 volte meglio il calcio mercato, si possono gestire 1000 volte meglio le trattative, puoi occuparti della primavera, puoi mandare gli osservatori, puoi fare 1000 cose in più rispetto appunto a questa carriera su PES 2012. Quindi io, ragazzi, in questi giorni ci penserò, però al 90% vorrei provare a fare una carriera su PES 2017, però non posso fare una carriera allenatore andando a giocare le partite, quindi facendo un campionato Master, perché sarebbe la stessa cosa della carriera allenatore che sto facendo già su FIFA 17 e non voglio portare due carriere allenatore contemporaneamente sul canale. E visto che non voglio interrompere la carriera allenatore con il Napoli, che mi piace tanto e l'ho appena iniziata, ho deciso appunto, comunque sto pensando di iniziare una carriera presidente tra virgolette su PES 2017, dove faremo appunto le stesse identiche cose che stiamo facendo qui, anche se tecnicamente non siamo i presidenti della squadra. Ovviamente non la farò con il Napoli, visto che l'ho appena fatta, diciamo, qui su PES 2012, ma la farò con una squadra creata da me, perché su PES 2012 è possibile creare una squadra, modificare il nome, modificare le divise, lo stemma, gli striscioni, lo stadio, quindi possiamo creare una squadra partendo da zero. Sarà proprio la mia squadra, di mia proprietà, è come se noi acquistassimo un foglio di carta, come dice sempre De Laurentiis, e partendo da zero proveremo appunto a far crescere questa squadra. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, però io vorrei provare almeno a portarla, poi se vedo che non vi piace o comunque vedo che diventa noiosa vedrò che cosa fare, però almeno un tentativo vorrei provarlo a fare, visto che in questi giorni sto giocando molto appunto a questa modalità. Comunque, io adesso continuerò con l'episodio, cercherò appunto di fare un po' di calciomercato per vedere di aggiustare questa squadra, visto che abbiamo 41 milioni a disposizione, e valuterò appunto in questi giorni che cosa fare. Non voglio aprire un sondaggio, voglio decidere per conto mio questa volta, e perché appunto sono più indirizzato a provare questa carriera, diciamo, su PES 2017. Detto questo, spero che abbiate capito quello che ho voluto dirvi e possiamo appunto iniziare. Siamo nel calciomercato, credo, e invece no. Però posso fare una trattativa, visto che il gioco ci consente di fare una trattativa alla volta. Questa è un'altra cosa odiosa di questo gioco, perché posso fare solo una trattativa alla volta, e invece su PES 17 mi sembra che ne posso fare 5, che è già diverso. Comunque, abbiamo evitato la Serie B veramente per pochissimo e questa è la nostra squadra. Non siamo scarsissimi, infatti non capisco perché siamo arrivati praticamente quasi in Serie B. La squadra delle riserve è completamente scarsa, 71, 65, 63, però quella dei titolari è in grandissima forma. Ma mi spiegate perché il nostro allenatore ha comprato questi 4 giocatori? Ovvero, anzi, ha comprato lui, ha comprato l'Asne,
e ha venduto Aquilani a Marco Marin. Costo trasferimento zero, li ha svincolati. Per quale motivo mi sei andato a svincolare questi due giocatori? Hai comprato un giocatore di 83 però, di 26 anni, e un giocatore di 32 anni, di un 68, ma dai! Cioè, come buttare i soldi? Hai pagato 5 milioni a un giocatore che fa schifo, che sta calando. Cioè, veramente ragazzi, no, questa cosa la odio, mamma mia. E non è la prima volta che ci vendono i giocatori. Hanno venduto Cigrat 95 alla Juventus. Il nostro miglior giocatore è venduto alla Juventus. Cioè, è assurdo. Intanto Fabregas, che ha superato Messi nella valutazione, è sopra Messi, perfetto. Lista trasferimenti: abbiamo Sanchez e Pastore nella lista dei trasferimenti. Sanchez non potremmo assolutamente mai prenderlo, ha un valore enorme di 11 milioni. Non sto neanche, ragazzi, a fare un tentativo, perché non riusciremo mai a comprarlo. Ovviamente quando vedete 11 milioni non significa che lo prendiamo a 11 milioni, ma 11 milioni più o meno corrispondono a 80-90 milioni di soldi veri, diciamo. Allora, come difensore centrale abbiamo questi due, Miquel San José e Yemna. Lui ha 26 anni però, quindi potremmo provare a prenderlo. Sembra sul piede di partenza, perfetto. Grazie per aver infranto i miei sogni dopo 2 secondi. Urreta, centrocampista laterale sinistro di 83 anni, proviamo a prenderlo. Ovviamente devo andare avanti nel calciomercato, anzi nel calendario, perché non posso più provare a comprare nessun giocatore. Urreta ha accettato l'accordo, perfetto, e si aggregherà alla squadra. Ok, visto che non siamo ancora nel calciomercato, devo attendere l'inizio del calciomercato per fare un altro acquisto, e quindi buttiamo via un mese. Perfetto, siamo arrivati all'inizio del calciomercato e possiamo provare a prendere un altro giocatore. Ovviamente il nostro obiettivo rimane la difesa, e il miglior giocatore, diciamo, nella lista dei trasferimenti è lui, e Turema ha 34 anni e quindi non sto neanche a prenderlo. Poi lui è 79, ha 31, quindi niente. Lista dei prestiti: abbiamo Ita, Ita è il nostro giocatore, l'hanno mandato in prestito, ok. Non rinnovare, abbiamo Gerrard e Seedorf, 39 anni e 35 anni. Potrei provare a prendere Gerrard, ragazzi, non rinnovare dovremmo prenderlo a zero. Gerrard è 88, secondo me, ragazzi, ci può dare una mano, perché non posso provarlo a prendere? A nulla confronto, perché mi dici di no? Giocatori che si ritireranno alla fine della stagione, ecco, come non detto. Sogno Gerrard infranto. Andiamo a vedere nelle altre squadre. Abbiamo lui 80 e 80. Sushi ha 27 anni, però non mi convince tanto, sinceramente. Vediamo se è in crescita. Sì, è in crescita. Cosa facciamo? Lo proviamo a prendere, perché altrimenti non so dove andare. Cioè, non so a cosa puntare. Proviamo, dai. Avvia trattative per il trasferimento. E poi mi servirebbe anche un portiere. Lui ha 28 anni e lui ne ha 32, quindi niente. Sushi ha accettato l'offerta di trasferimento, perfetto. Non ci resta che aspettare un giorno, perché non solo dobbiamo fare una trattativa alla volta, ma quando accettano dobbiamo aspettare un giorno. Allora, Sushi l'ha subito messo titolare, perfetto. Abbiamo bisogno di un altro difensore, però superiore all'80, altrimenti ci teniamo Mouli, e un portiere, perché Zelenica ha 76. Giusto così per curiosità, negli svincolati non è che c'è qualcuno di forte, no. Allora, proviamo a cercare. 15-19 anni, Cigrat, ovviamente è il nostro giocatore, era il nostro giocatore, che è arrivato a 97, ragazzi, 97, mannaggia. Cioè, con noi stava calando, poi dopo stava crescendo, perché era 96, poi è arrivato a 94, poi era 95 e poi l'abbiamo venduto. Questi comunque sono i miglior giovani. Anche lui, ragazzi, era mio. Harry Kewell, ve lo ricordate? Era mio lui. Comunque, proviamo, ragazzi, a fare un'offerta per Abbiati del Valencia. Non ha una valutazione molto alta, anzi non ha un valore di mercato molto alto, 2 milioni. Proviamo a fare un'offerta, vediamo un po' se riusciamo a portarla a casa. Mi rincresce informarla che Abbiati non veste alla nostra maglia, ok. A questo punto, ragazzi, vorrei provarci per lui, perché comunque gioca nel PES United e forse potrebbe accettare un trasferimento in una squadra come la nostra. Quindi vediamo un po', è un 84 a 19 anni. Ha accettato l'offerta, perfetto, ragazzi, grandissimo acquisto questo, 19enne e 84 di valutazione. A questo punto vorrei provarci per lui, difensore centrale della Real Sociedad, potrebbe accettare magari un trasferimento al Napoli, quindi proviamoci. Siamo arrivati anche alla stagione successiva, la nuova stagione è iniziata, signor Marcello, grazie.
Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda le casse societarie. Ok, abbiamo a disposizione 83 milioni. La somma minima è 54. Io do 54 perché il mercato voglio farlo io. Perché se io concedo, diciamo, all'allenatore 80 milioni, lui mi va a comprare tutti i giocatori scarsissimi come quelli che vi ho fatto vedere prima. E quindi preferisco occuparmi io del mercato. Ballesteros non vestiva la nostra maglia. Voleva trasferirsi, ma è sempre difficile ingaggiare un giocatore abituato ad essere un protagonista. Ok, a 16 anni gioca nella Real Sociedad, però lui è un protagonista. A questo punto non so cosa fare, non so cosa fare. Proviamo ad aumentare un po' l'età, cioè fare 20-24 anni. Vediamo se c'è qualcuno che possiamo prendere. Manchester United, nessun difensore centrale. Amat dell'Espagnola, 24 anni, proviamo con lui. Cioè non so cosa fare altrimenti, posso fare solo questo. Avvia trattative per il trasferimento e vediamo un po'. Intanto c'è l'esordio in campionato, ragazzi, contro il Parma. Ancora non abbiamo novità per quanto riguarda la trattativa. Andiamo a vedere questa partita, proviamo ad andarla a simulare. Pareggiamo 0-0, ok, contro il Parma fuori casa. Amat non vestirà la nostra maglia, dobbiamo essere più pazienti. Io non so che fare perché i giocatori non vogliono venire da noi. Non è che noi non abbiamo i soldi, ma loro non vogliono venire da noi. A questo punto io direi di provare a prendere qualche giovane che potrebbe crescere. Loro non verranno mai da noi. Forse è lui che gioca nel Teleselvargen lì. Come cavolo si chiama sta squadra? Proviamo a prenderlo. Abbia trattative per il trasferimento. Magari squadre che giocano in campionati non importanti possono accettare il trasferimento. Intanto, seconda partita di campionato, vinciamo 4-1. Ok, e saliamo a quota 4 punti in zona Europa League. Ma è inutile guardare la classifica adesso, perché se vi ricordate, nell'ultimo anno siamo stati praticamente nella zona dell'Europa League fino a metà campionato, per poi rischiare di retrocedere. Henry Cowell non vestirà la nostra maglia. Ok, mi avete solo fatto perdere una settimana intera di calciomercato. Bene, Iniesta miglior giocatore dell'anno, Buffon miglior portiere, Cigrat, il mio Cigrat, Messi miglior attaccanti e Fabregas miglior centrocampista. Ma io non capisco una cosa, come fa Iniesta ad essere il miglior giocatore dell'anno, però il miglior centrocampista è Fabregas? È come dire che Buffon vince il pallone d'oro, però Handanovic è il miglior portiere del mondo. C'è qualcosa che non va. Comunque, ragazzi, io questo video lo termino qua perché comunque il calciomercato è finito. Siamo riusciti a prendere un paio di giocatori, però non siamo riusciti, diciamo, a comprare qualcuno di fortissimo, nonostante abbiamo ancora 28 milioni a disposizione. Questo perché appunto i giocatori non volevano vestire la nostra maglia. Non capisco perché Paolo Cannavaro e Muslera siano i titolari quando noi in panchina abbiamo altri giocatori, vero? O me li ha venduti? Ah no, ok, abbiamo Rane e abbiamo Zelenica. Va bene, non posso neanche cambiare modulo, cosa che posso fare su PES 2017, perché questo modulo io lo odio. La difesa 3 non mi piace, poi centrocampo a 5, un trequartista lì, una seconda punta, è un modulo bruttissimo che non mi piace. Però cosa ci posso fare? Non posso cambiare modulo e mi tocca continuare a giocare così. Comunque, ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, penserò in questi giorni se iniziare la carriera magari presidente su PES 2017, anche se in teoria siamo allenatori, ma noi ci comporteremo come presidenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, raggiungiamo i 2000 mi piace, noi ci vediamo con un prossimo video, bello!